dare in questa data questa ricorrenza e quindi di organizzare questa cerimonia aperta anche in ricordo delle vittime di Nassiriya. Mi permetta poi di salutare le autorità militari, civili, tutta la popolazione intervenuta, l'amministrazione comunale intervenuta e le associazioni d'arma, Sostegno Nazionale Carabinieri e tutte le altre. Ma faccio un discorso brevissimo, vorrei soltanto lasciare una riflessione. La riflessione è questa. Per noi Nassiriya rappresenta un crocevia per l'arma dei carabinieri. Qualsiasi carabiniere al nome Nassiriya ricorda quell'evento. Cos'è stato quell'evento? Per noi quell'evento è stato questo. Una ragione di essere all'estero per le operazioni di pace. Io dico noi carabinieri, ma mi sento di parlare a nome di tutti gli operatori civili e gli operatori militari che lavorano e sono impiegati all'estero. Missione di pace, cosa vuol dire? Cosa siamo bravi noi a fare all'estero? Tante cose, una soprattutto, instaurare un dialogo con la popolazione locale. E questo è fondamentale. Come è fondamentale tendere alla pace. Ma cosa vuol dire pace? Allora mi sento e chiudo il mio breve intervento e ringraziamento con questa affermazione. Vuol dire costruire insieme alle popolazioni colpite da quegli eventi, e sono ancora tante le popolazioni colpite da quegli eventi, e la strada è lunga, a riorganizzare gli assetti economici e sociali al fine di poter tendere e ottenere insieme la piena democrazia.